gol molto importante, non per me ma per la squadra, insomma, quello che ci eravamo premessi prima della partita, ossia di cercare di portare a casa il risultato in questo momento molto delicato della stagione in cui ci stiamo giocando un sogno e insomma adesso siamo qui, cerchiamo di aprire gli occhi e di capire che forse questo potrebbe diventare realtà, oltre che il nostro piccolo sogno. Fino al gol è più però una questione. Sì, loro sono una squadra molto organizzata, molto ben messa in campo, devo dire che giocano anche il pallone, sono davvero bravi, dal mio punto di vista non capisco come sia possibile la loro situazione in classifica. Però noi siamo riusciti ad uscire, insomma abbiamo tirato fuori l'orgoglio, volevamo veramente questi 3 punti e ce li siamo presi anche noi più sicuri. Ma io ho semplicemente seguito l'azione, poi la palla è arrivata lì, ho pensato a tirare in porta, è stata deviata, insomma per fortuna anche un pizzico di fortuna ogni tanto non guasta. La dedica è sicuramente la mia ragazza che è sempre con me per farmi stare sereno e vivere la mia vita il meglio possibile. Sì, tu sei uno di quelli che insomma anche recentemente ha sempre detto di credere nella palica, anche da qualche battuta da resta, qualche battuta. Sì, io sono abituato a non arrendermi davanti alle prime difficoltà, come tutto questo gruppo che oggi l'ha dimostrato, insomma. E dopo la Sampdoria sembrava come se tutto fosse buttato al vento, insomma non era così, abbiamo preso 6 punti in 2 partite, il Milan ha perso qualche punto, adesso siamo davanti e tutto dipende da noi, quindi pensiamo alle prossime partite, a vincerle tutte e due, insomma ci siamo, ce la giochiamo, come abbiamo sempre detto.